E allora l'abbiamo cercata, l'abbiamo chiamata, è venuta Camilla Filippi. Ciao. Come va? Bene. In realtà Camilla, noi qui però non ti vogliamo inizialmente per un film, ma per un libro, perché tu hai appena pubblicato, hai pubblicato un po' La sorella sbagliata. Perché? Perché un libro adesso? Perché avevo voglia di raccontare una storia fatta di personaggi. Un film era troppo stretto perché un'ora e mezza. Certo, devi comprimere tutto. Tutto, e allora ho pensato che invece la narrazione tramite un libro mi permetteva di avere più aria e dare più spazio ai miei personaggi. E L'hai quindi fatto. E l'ho com'è stata fatto. la stesura? È stata difficile o no? Allora, Cioè, potrebbe essere la tua nuova vita o no? ma io penso che una persona non si debba precludere nulla, nel senso che ho scelto di fare l'attrice che avevo 14 anni, ora fare una scelta che sia solo quella da quando hai 14 anni è un Certo, po' sono cambiate complicato, delle quindi cose. ho provato a fare anche altre cose, ho provato a fare un cortometraggio da regista, ad esempio ho capito che non mi piace dirigere, non lo Ah, farei mai quindi hai proprio. escluso il nome di Camilla Filippi regista? Mai, proprio certa. Ma perché questo? Perché troppa gente da dirigere, gestire? Non ho quella pazienza che Ah, servirebbe ok. per gestire gli Ho attori e capito una serie di bene. cose, per cui non è il mio. Che è già bello però sapere che non è tu, cioè nel senso che uno va lì e dice no, no Quello. grazie, così risparmi tempo, energie. Esatto. E invece scrivere è un mondo che mi emoziona tantissimo perché ti devi confrontare con te stesso e poi non hai nessun tipo di limite. Cioè, a differenza di Negli budget, negli cose, puoi inventare qualsiasi andare cosa. e non hai compromessi. Non è che devi fare un compromesso con una produzione piuttosto che con un Certo, distributore. la libertà assoluta da quel punto di vista lì. Questa è una cosa incredibile e adesso che l'ho assaporata, privarmene sarà complicato. Infatti, in realtà sto già, diciamo, buttando giù la Ah, scaletta del del secondo. secondo. Sì, poi dopo, la strada è lunga, nel senso che quando ho fatto per questo libro ci ho messo un anno e mezzo, quasi due, a scrivere la scaletta. Ah. Quando poi la scaletta ho detto ok, questa è solida, posso andare, allora lì in 9 mesi C'è sì, riuscita. ho scritto il libro, ho fatto le revisioni ed è andato in stampa. Vabbè, ma che effetto fa poi portarlo? Hai fatto le presentazioni, confrontarti con chi lo legge? Ma Leggi le critiche poi? sì, Ah, sì. Cioè, devo dire. googli Camilla Filippi, Certo, cioè. assolutamente, con grande ansia, però devo dire che è stato accolto molto bene, sta andando Sì. abbastanza bene, non ci possiamo lamentare. E devo dire che è chiaro che è un primo libro come un'opera prima, può avere delle fragilità, però è un libro onesto, che è la cosa che mi viene detta più spesso, fa ridere ma commuove anche, e quindi penso di aver centrato il mio obiettivo primario per questo libro. Poi, insomma, il resto Certo. vedremo. Senti, torniamo alla tua carriera principale per ora, insomma, poi quando diventerai una. Come vedi la tua evoluzione? Hai detto appunto hai iniziato a recitare da giovanissimo, come vedi la tua evoluzione come attrice? Oggi è più facile recitare, ti viene più naturale oppure no? Perché paradossalmente da quando si è più incoscienti si dice Allora. Chiaramente è il mio habitat, ci sono da più tempo dentro e quindi mi trovo molto a mio agio e adesso da un certo punto di vista è più semplice perché ho meno paure. Cioè, c'è no, proprio il mestiere, diciamo, per cui. esattamente, non sono. E questa sicurezza ti permette anche di improvvisare, di fare qualcosa di Che inaspettato, te no? lo gusti anche di più, penso. Esatto, quando sei più piccolo hai paura, non cambieresti mai una battuta, insomma, perché dici oddio. Certo, stai fedele alla Sì, sceneggiatura, non. ti metti un sacco di paletti involontari, invece da grande voli, soprattutto quando lo fai con altre persone di talento, oppure appunto nel mio caso quando lavoro con mio marito, per me diventa tutto molto più facile. È vero anche che ultimamente diciamo quasi tutti i progetti sono per ragazzini, ormai il Ormai sì, c'è pubblico, un imbuto, sì. diciamo, verso quel target, sembra che Sì, si facciano solo quelle cose lì. però posso sempre fare la mamma di qualcuno, anche la nonna tra Allora, poco. senti, una cosa che facciamo sempre qui all'Hot Corner è un gioco che si chiama Heroes,
e devi dire il tuo eroe, il tuo riferimento, diciamo quello da foto sul comodino o anche quello che ti ha fatto iniziare questo lavoro. Ok, uno solo. Eh sì, il gioco è quello proprio. Okay. La... Johnny Depp. Ah, questa non me l'aspettavo. E perché Johnny Depp? Perché io mi sono innamorata di Edward Mani di Forbici ed era un personaggio che era... No, ho visto quel film, non so, forse un milione di volte ed era... Sento le campane, sembra di sentire, forse perché Johnny. È lui, è quello giusto, esatto, capito? Vedi, hai detto la risposta qua. Giusta. E, no, perché cioè, quindi tu volevi essere la Winona Ryder e Johnny Depp? No, io volevo essere Johnny Depp. Purtroppo, ah, proprio Johnny Depp, no? Sì, purtroppo, Edward, più che altro. Purtroppo, troppo spesso mi trovo a voler essere un personaggio maschile e non femminile. Ah, ok. Perché sono un po' più interessanti, cioè quelli femminili interessanti si riducono è tantissimo. Vero, sì. Che tra l'altro per Johnny Depp negli anni 90 fece una serie di film pazzeschi, cioè se pensi quello Arizona Dream, Ed Wood, Deadman, cioè come la metti? E oggi ti piace ancora o...? Un po' meno, insomma, però quando sei stato così un mito e poi è difficile mantenere il livello. Sì, il livello è vero, è verissimo. Senti, l'ultima domanda è, suona il telefono, ti tiri sul telefono dalla tasca e è il nome di un regista, chi vorresti che fosse? Che ti dice Camilla, voglio te. Questa domanda è veramente pensata, notti insonne. No, più che altro può essere chiunque, cioè da Lars von Trier a magari vivi, teniamo i vivi, dai. Sì. Perché c'è anche una seconda versione in cui ci sono anche i morti, per cui può chiamarti Stanley Kubrick, per dire, però quella... Quello, ok, quello... leviamo... E vedi, ti ho messo incredibile. Sì, sì, la scopo della domanda è questo. Vedi. Va bene. A parte potresti dire, ti salve Johnny Depp, visto che hai fatto due film. Potrei dire lui, no. Italiano o straniero? Non si allora, lo faccio un italiano perché non voglio essere... Dai, facciamo un italiano perché sì, noi sosteniamo Gianni il cinema. Gianni Amelio. Gianni Amelio, va bene. Gianni, tanto... Insomma, lui alla sera su YouTube guarda l'intervista di Gianni, Camilla, poi il numero te lo passiamo. Camilla Filippi, Lot Corner, grazie Camilla. Grazie a te.